la questione della ripresa scolastica. Allora, i numeri sono abbastanza impietosi. Prima parlavamo di Liguria, 4.000 banchi arrivati su 44.000, i bambini in ginocchio, non era un fotomontaggio, non era Amatrice, era un frammento di realtà, anche quello. Poi ognuno lo interpreti a modo suo, ma quello è, ma quella è una foto vera, non è una balla. Oggi tu ti occupi di un'altra cosa, le forze dell'ordine, c'è la fotografia anche sulla Verità ripresa da un fatto di cronaca del carabiniere che insegna al bambino come si mette la mascherina. Le forze dell'ordine nelle aule non servono, titola La Verità il tuo articolo. Ecco, anche in questo modo, diciamo, tu dici, gli alunni rischiano di sentirsi sorvegliati senza motivi. E poi c'è un altro aspetto, che le forze dell'ordine vengono usate impropriamente come tappabuchi, mentre la criminalità aumenta. È proprio così, cioè proprio hai colto i due punti fondamentali. Prima, insomma, la puoi girare come vuoi, ma un ragazzino, se vedi i carabinieri accanto al banco, sempre ammesso che il banco ci sia in classe, come si deve sentire? Si deve sentire sorvegliato, hai voglia di girarla come aiuto, supporto, eccetera. Però insomma, non è normale che un ragazzino di 7 o di 9 o di 11 anni ci abbia il carabiniere a fianco. E secondo, soprattutto, anziché essere impegnate lì, poverine, le forze dell'ordine che fanno un lavoro straordinario, difficile e sottopagato, forse, diciamo, sarebbe il caso di portarle più fuori dagli istituti scolastici, dove accade e può accadere di tutto. Insomma, noi abbiamo lanciato sulla Verità, ma ne abbiamo parlato con te in epoca non sospetta, prima che se ne accorgessero sociologi e commentatori, eccetera. Quello che era ovvio, con il lockdown, grandi spazi all'usura, alla criminalità che con due soldi può impossessarsi di aziende, ampio uso di ragazzotti eccetera per fare tra virgolette gli esattori, sia per gli usurai che per i pusher. Insomma, francamente, più che mettere un carabiniere a fianco al bambino per fargli mettere la mascherina, forse no, c'è da utilizzarli altrimenti altrove. Certo, e intanto in prima pagina sulla Verità, mi approvvigiono da lì perché effettivamente altrimenti cadiamo nell'ovvio, è una cosa non ovvia, la sottolinea l'ottimo e sempre documentato e preciso Giuseppe Di Turri a proposito delle dichiarazioni del ministro Gualtieri, il quale ha detto una cosa grossa ma che è passata in cavalleria, cioè che la manovra di quest'anno intanto non poggia sui fondi dell'Unione Europea, è ok, e dall'anno prossimo bisogna ritornare ai livelli del debito pre-Covid. Questa cosa qui è terrificante a prenderla alla lettera, perché significa che Mario Monti era un dilettante in confronto in quanto a tagli e misure drastiche e austerità, o no? Perché se prendiamo sul serio queste dichiarazioni, ci aspettano due anni di bastonamenti continui e un disastro economico prevedibile, perché altro che risollevarsi, qui ci affondiamo definitivamente. Oppure sono parole da non prendere sul serio, quelle del ministro Gualtieri? Se dobbiamo prenderlo sul serio, come fa giustamente Giuseppe Di Turri, questo tradotto in lingua italiana significa che via quota 100 e ritorno alla Fornero, alla grande pensione, scordatela caro signore o signora anziana, primo. Due, taglio selvaggio di agevolazioni fiscali, detrazioni, tax expenditures, cioè aumento di tasse. Tre, massacro delle partite IVA, eliminando quel tanto di regime di flat tax che era stato introdotto. Quattro, aumenti selvaggi di tasse, tra virgolette, per la bontà. Tasse ambientali, tasse sul gasolio, tasse gretine, tasse pro ambiente, ma insomma sempre altre bastonate. Cioè questa è la botta definitiva all'economia, alle famiglie e alle imprese. Ma guarda, torniamo sempre al solito tic. Questi c'hanno in testa solo i conti dello Stato, i conti delle famiglie e delle imprese, arrangiatevi, questo è il messaggio, ma così l'economia non funziona.